Buon pomeriggio, da questa prospettiva in questo momento non so se ho già le slide o se posso chiamarle così bene, grazie, vi chiederei di passare subito alla seconda, così andrò velocissimo, intanto ringrazio gli organizzatori del festival per questo invito, mi spiace ma c'è stato un evento dell'ultimo minuto che mi ha chiesto di essere a Roma oggi, quindi non sono riuscito. A purtroppo essere in presenza, eh, parlando di tecnologie, vi racconto con uh, un, veramente in un minuto uh, cosa dicono alcuni dei nostri colleghi del uh, famoso Massachusetts Institute of Technology. Uh, dicono che l'ingegneria del prossimo futuro sarà realizzata di fatto con quattro tecnologie base. E questo non, non vorrei dirvi che sono tecnologie esplosive, almeno non nel senso letterale del termine. Ma sicuramente sono tecnologie che cambieranno il prossimo futuro e indubbiamente sono quelle più interessanti. Vi, vi chiederei la slide successiva, uh, bit, atomi, neuroni e geni. Di fatto, l'idea è che con queste, con il digitale, e quindi con l'intelligenza artificiale, in primis, ma non solo, con la capacità di manipolare i materiali, con la capacità di leggere i nostri neuroni, connetterli. Anche col mondo dell'elettronica e con la capacità di manipolare, ma anche di capire come funzionano e si attivano i nostri geni nei diversi momenti, nella, quando si è in salute, ma anche nella malattia, sarà possibile, evidentemente, uh, costruire un benessere diffuso a basso costo per tutti e anche sostenibile. Um, nella prossima slide, un concetto ulteriore su queste tecnologie la convergenza, quindi il fatto che queste eh, molto spesso si mischiano. Dobbiamo pensare a approcci, soprattutto quando parliamo di ricerca, molto multidisciplinari. Eh, vi faccio un esempio, la biologia sintetica, la capacità di modificare il funzionamento delle cellule eh, per ottenere dei comportamenti che naturalmente non, eh, non verrebbero realizzati o non sono stati realizzati dalla rivoluzione fino a questo momento, ipoteticamente ad esempio irrobustire il nostro sistema immunitario, prendere le nostre cellule T e trasformarle in cellule molto più efficienti che non si stancano e che quindi funzionano molto meglio per curare malattie. Nella slide successiva un esempio di tecnologie che convergono, scienza dei materiali, in questo caso eh, in realtà eh, chimica, eh, chimica organica con l'intelligenza artificiale Uh, un lavoro di qualche tempo fa uh, realizzato da IBM, MIT, insomma, un po' dei soliti noti, uh, che fa vedere come l'intelligenza artificiale sia in grado o possa uh, suggerire come realizzare un certo prodotto, una certa molecola. Uh, ci dice passo per passo quali cataliti usare, um, quali sono i componenti base e come questi, in certe condizioni, realizzano il composto che ci interessa. Immaginate quindi... Uh, uh, che questo viene fatto dalla macchina, ma viene fatto soprattutto il 10% in, uh, più efficientemente di un essere umano, del chimico umano. Quindi i miei colleghi chimici mi perdoneranno, ma um, evidentemente esiste la possibilità di farsi dare una grossa mano in questo momento da uh, tecnologie di questo tipo, intelligenza artificiale. Uh, nella slide successiva, volevo segnalare che c'è una rincorsa alla dimensione dei modelli in questo campo, e quindi. Ci servono infrastrutture e i costi stanno diventando importanti. La slide successiva vi dà un'idea di eh, che cosa può essere eh, costato, è un'ipotesi. Eh, l'allenamento dell'algoritmo GTP3, un algoritmo molto famoso di elaborazione naturale del linguaggio eh, realizzato da OpenAI, pare che possano aver speso circa 10 milioni di eh, dollari solo per l'allenamento dell'algoritmo. Quindi immaginate... Eh, appunto, la complessità di queste macchine. Nella slide successiva vi eh, dico che però c'è ancora spazio per eh, l'essere umano, e eh, per fortuna eh, quello che vediamo è un esempio dove un modello più piccolo, quindi che costa meno, grazie all'ingegno di alcuni ricercatori, una startup londinese ha realizzato qualcosa che funziona tanto bene come modelli molto più grossi, utilizzando molte, no, una quantità di risorse molto minore. Questo per dire che. Um, ci credo molto. C'è ancora tanto da fare in questo campo. Non è solo una questione di forza bruta, non è solo una questione di avere i dati e costruire algoritmi più grandi, ma è anche una questione di pensare come renderli, uh, in qualche modo, sostenibili. Perché è chiaro che gli algoritmi che costano tanto non sono ne utilizzabili da tutti, ma soprattutto um, tendono a produrre in ultima analisi tanta CO2. Uh, le applicazioni che trovate nella prossima slide, uh, direi giusto un'indicazione un se volete, quindi se, se posso chiamare la, la prossima slide um, e, e qui vediamo di tutto, ve ne segnalo uh, forse una uh, su tutte, ma più che altro perché è, è interessante dal punto di vista di, di un informatico come me uh, la possibilità di um, costruire il codice, il codice di programmazione in maniera automatica. Stanno nascendo sempre più sistemi che, eh, mentre io programmo, non solo suggeriscono quello che potrebbe essere il seguito del mio programma, ma oltretutto io posso chiedere con un uh, banale linguaggio naturale, quindi posso chiedere alla macchina di generare il codice per fare qualcosa. E questo chiaramente eh, velocizza il mio lavoro, lo ve velocizza talmente tanto che io divento un un programmatore molto più bravo proprio perché ho a disposizione la macchina. Um, nella slide successiva, volevo solo fare un po' di pubblicità all'istituto che dirigo, uh, l'Istituto Italiano di Tecnologia, nel senso che um, non per sbaglio ci siamo dotati di un piano strategico che prevede esattamente lavorare in queste discipline: la robotica, i nanomateriali, le scienze della vita e le scienze computazionali. Questo per risolvere i grossi problemi di questo momento dell'umanità. La sostenibilità la salute di fatto in grosso modo questi um, andrei nella slide successiva per iniziare a farvi vedere qualche esempio qui abbiamo una serie di video uh, faccio vedere un po di robotica robotica umanoide non perché sia quella che uh, a oggi uh, sia così diffusa ma perché vedremo tra un attimo da questa tecnologia nascono tutta una serie di possibili invece applicazioni nella slide successiva in un altro video vedete un robot per l'intervento in caso di disastro, un robot operato a distanza che ehm, può essere guidato nel fare una serie di azioni. Questo ultimamente l'abbiamo utilizzato per, ehm, eh, come mh, diciamo, uh, sistema per l'aiuto ai vigili del fuoco, uh, quindi la, la possibilità di mandare il robot a distanza in un luogo pericoloso e verificare la situazione prima eventualmente di mandare l'essere umano nella slide successiva una derivazione forse la più bella di queste tecnologie anche perché è la più usabile in questo momento vedete che dai robot umanoidi nascono eh, protesi e quindi in questo caso una caviglia, considerate che questo ragazzo uh, molto giovane gli abbiamo chiesto per favore di non esagerare con questo nuovo dispositivo, vedete che in realtà riesce a correre e saltare una, una, uh, forse anche dal dal punto di vista dell'impatto visivo, questa è sicuramente una delle tecnologie, quelle della robotica, che stanno avendo un'applicazione sempre, sempre più diffusa. Nella slide successiva, non vi posso far vedere video, ma abbiamo un esempio di come questi robot siano stati anche utilizzati più di recente per um, un intervento, diciamo, di terapeutico, per un certo verso, l'interazione con bambini diagnosticati con uh, sindrome dello spettro autistico e il robot in questo caso riesce dopo un programma di insegnamento a insegnare dei, dei comportamenti a questi bambini che consentono a uh, una vita migliore perché riescono a migliorare proprio la capacità di interazione. Nella slide successiva faccio un salto di, di dominio, passiamo ai nanomateriali, vi parlavo di questo lavoro dove L'intelligenza artificiale ci dice come fare la chimica. Immaginate poi di attaccare, dopo la parte di intelligenza artificiale, un bel laboratorio robotizzato che produce le sintesi chimiche per noi. E quindi, in qualche modo, eh, può esplorare anche combinazioni diverse di parametri intorno a un set point che io gli ho, gli ho dato e gli ho definito. Questo ovviamente velocizza tantissimo la nostra capacità di provare. Tante soluzioni diverse, queste soluzioni io le posso misurare, quindi produco poi più dati eh, con sistemi. Qui c'è un esempio di un sistema colorimetrico, ma possono essere anche altri sistemi di misura. Questi dati io li mando di nuovo all'intelligenza artificiale per allenarla e farla diventare sempre più performante. Eh, tra l'altro, nel campo dei nanomateriali. Cominciano a vedersi anche delle start up molto interessanti. Qui ne cito una lanciata proprio dal, dal mio istituto che si occupa di materiali, dei cosiddetti materiali bidimensionali. Ma nono materiali non sono, ehm, diciamo, possono eh, e hanno un impatto molto importante sulla sostenibilità. Nella slide successiva vi faccio vedere uno dei tantissimi esempi, ehm, dove facciamo vedere che è possibile addirittura realizzare delle lenti possono diventare lenti per componenti di optoelettronica con cellulosa. Quindi è possibile modulare la luce, modificarla utilizzando una lente che è di fatto biodegradabile. Questo è molto interessante se pensate a quanta elettronica può diventare eh, sostenibile o dovrebbe diventare sostenibile in questa ottica di, di liberarci dell'utilizzo di materiali che poi sono eh, super inquinanti. Um, Un'altra slide, la successiva. Vi faccio vedere un'altra combinazione molto particolare di tecnologie, quindi sempre in questa idea della convergenza che ho raccontato prima, eh, dove si vedono delle nanoparticelle che sono in grado di riattivare il funzionamento di, eh, dei neuroni della retina, quindi ridare in qualche modo eh, una capacità di risposta delle cellule che l'hanno perduta e quindi in ultima analisi eh, combattere malattie che attraverso a causa della neurodegenerazione portano alla cecità. Questo è un esempio, anche questo è diventato poi eh, ultimamente una, una start-up che eh, porterà, cercherà di portare questo tipo di soluzione alla sperimentazione umana. Per ora tutto quello che abbiamo fatto in vitro e in vivo ha dimostrato di um, ridare la capacità visiva, la risposta di queste cellule. Stiamo passando adesso verso l'uomo perché è chiaro che prima di diventare un prodotto di farmacia deve essere deve, ha bisogno di un percorso di approvazione molto, molto lungo e complesso. Considerate che questo consentirebbe di curare, uh, ad esempio, la retinite pigmentosa con una semplice iniezione di nanoparticelle, uh, che vuol dire evitare chirurgie, evitare uh, processi molto più complicati. Nella slide successiva, un altro esempio di interdisciplinarietà qui, um, e mi scuso per. La complessità della slide, ma ve la racconto in maniera molto semplice: la possibilità di prendere delle molecole note, quindi dei farmaci, e trasformarle in modo da ridurre gli effetti collaterali. E per trasformarle, in come facciamo? Lo facciamo dentro un calcolatore. Quindi, la, in prima battuta, proviamo tutte le possibili combinazioni, e non tutte, ma un certo numero di prodotti noti con l'interazione con la proteina che ci interessa, fino a che non abbiamo. Sperabilmente trovato una molecola alternativa che riduce gli effetti collaterali, una sorta di ingegneria digitale della chimica. E questo ovviamente è diventato anche una start-up perché chiaramente vorremmo arrivare alla sperimentazione sull'uomo. Vi chiederei la slide successiva per raccontarvi che parlando di genomica, l'ultimo degli argomenti, la, la, il costo del sequenziamento. È decresciuto in maniera più che esponenziale quindi più veloce addirittura della legge di Moore e questo come si vede nella slide successiva ci consente già di fare delle cose molto molto interessanti un esempio di un lavoro che abbiamo fatto insieme all'ospedale Gaslini eh, che ha consentito, in ultima analisi eh, perdonate la semplificazione ma di analizzare tante famiglie con bambini che hanno delle patologie del neurosviluppo e trovare almeno in un caso una possibile mutazione candidato. Chiaramente un, come dire, un errore di produzione di una proteina non è la soluzione ancora, però se sappiamo qual è il problema possiamo cercare poi di intervenire per via farmacologica o comunque per alleviare i sintomi. Questo è molto importante, ma è un qualcosa che ci avvicina a quella che si chiama la medicina di precisione, quindi la capacità di capire i problemi a livello molecolare in maniera molto esatta, individuo per individuo e quindi utilizzare i farmaci. Eh, migliori per quella situazione. Eh, questo si fa, come dicevo, anche per via computazionale. La prossima slide vi fa vedere un esempio di una di queste simulazioni. Vedete nel video una, una molecola, un potenziale farmaco e la sua interazione con una proteina, quindi con una molecola molto più complicata. Eh, questo nel tentativo come si vede nel paper o in quel titolo sulla destra, di intervenire um, in, uh, per la terapia del cancro, quindi mh, poter uh, spezzare uh, uno di quei percorsi cellulari che poi portano alla malattia. Anche questo genere di simulazione è diventato una startup, come potete immaginare, stiamo parlando di tecnologie che sono molto appetibili per il mondo, ad esempio, del farmaco. Uh, vi lascio con un discorso sull'infrastruttura, quindi nella slide successiva. Faccio vedere semplicemente che per fare tutto questo abbiamo dovuto insomma, comprare un calcolatore abbastanza importante. Questo mi piace scherzare: è il primo calcolatore dove uh, sono in grado di camminarci dentro. Ho sempre avuto computer nella mia vita, ma questo è il primo dove effettivamente ci posso passeggiare dentro perché è un computer importante. Um, qualche anno fa, era il, quindi un paio d'anni fa circa, era. Occupava quasi il 10 della capacità di calcolo del nostro paese. Ovviamente, adesso sappiamo, c'è stata l'inaugurazione ieri di un importantissimo uh, nuovo computer um, uh, al Cineca, un computer italiano, parte dell'infrastruttura europea. Quindi, uh, chiaro che per fortuna gli investimenti stanno arrivando in questo settore perché credo che cambierà tantissimo il modo di fare tecnologia. Nella slide successiva, vi lascio con un aneddoto. Uh, la persona che vedete nel foto è Mark Rybert il CEO di Boston Dynamics che, um, o il CTO forse che raccontava in un interview su, su Wired dell'anno scorso probabilmente uh, come i suoi robot tutto sommato uh, fallissero o, oppure avessero successo solo una volta su 20 quando, quando vedete quei bellissimi video su YouTube che sono eccezionali Uh, io devo dire sono molto invidioso dei risultati che riescono a ottenere che sono cose molto molto belle, tecnicamente molto difficili ebbene ehm, però funzionano solo una volta su 20 quindi la strada per l'intelligenza artificiale applicata al mondo reale è ancora lunga nella slide successiva vi faccio vedere cosa succede quando infatti le cose non vanno del tutto bene in questo video di un uh, TED Talk recente si vede un, un esempio di come le cose possano andare storte e quando vanno storte, evidentemente queste macchine non hanno la comprensione necessaria per correggere gli errori. Nella slide successiva, vi, eh, vi prometto che questa è l'ultima. Uh, vi faccio vedere uno dei, dei, dei risultati di un algoritmo. E quindi questo per dirvi che c'è ancora tantissimo da fare in questo campo: di un algoritmo che, a cui viene chiesto di interpretare eh, che cosa è cosa è presente nella fotografia. L'algoritmo dice che è un giovane ragazzo che tiene in mano una mazza da baseball. Ovviamente eh, nessun essere umano sbaglierebbe l'interpretazione di questa immagine. È chiaro che c'è del lavoro da fare. Questo però, come dicevo prima, lascia ben sperare per noi esseri umani. Dobbiamo ancora lavorare tanto per poter avere delle intelligenze artificiali che effettivamente siano molto più applicabili. Questo però è anche un'enorme possibilità eh, perché è chiaro che eh, sviluppare applicativi molto verticali che già oggi possano funzionare, in realtà quindi dimentichiamoci magari l'intelligenza generale, ma pensiamo a algoritmi che invece possono risolvere problemi specifici. Vi ho parlato della chimica, vi ho parlato della simulazione dei materiali, dei farmaci, um, della genomica: tutte cose che funzionano benissimo e eh, sul sulle quali vale la pena investire perché queste portano dei benefici immediati, sia dal punto di vista della salute, sia dal punto di vista della sostenibilità, ma anche dal punto di vista economico. Grazie.